lunga azione dei Platini, intuiscono le sue intenzioni i difensori dello Sparta. Salta Berger, si incrocia con Salta, Berger al dribbling, Scirea su di lui, vantaggio, gran sventola, ribattuta, poi rigore, calcio di rigore, calcio di rigore decretato dall'arbitro. Vedete che ci sono delle proteste dei giocatori juventini, c'è stata un'azione concitata sul tiro di Berger, c'è stato un pallone che si è carambolato, ecco, rivediamo, vedete il pallone che carambola sulla sinistra e c'è l'azione pallosa forse di Tardelli. Nel mio monitor, tra l'altro ricoperto di gocce d'acqua, non è che abbia visto molto bene quello che è successo, si è visto soltanto un intervento sul pallone praticamente in contemporanea dei due giocatori. Fatto sta che l'arbitro al 33esimo del secondo tempo ha decretato questo calcio di rigore a favore dello Sparta di Praga, che ora naturalmente Berger tenta di trasformare. Parte Berger, tiro, gol. Esplode l'entusiasmo del pubblico di Praga. Al 33esimo minuto di gioco Berger porta in vantaggio lo Sparta di Praga 1-0 su calcio di rigore. Rivediamo l'esecuzione di Berger, vedete il suo destro che non lascia scampo a Bodini. Inquadrato Berger,